Salve a tutti! Oggi vi insegnerò come lavorare in modo efficiente con il trinciatutto forestale. Abbiamo qui il FRC200, un trinciatutto forestale largo 2 metri con il T770. Per me questa è la migliore combinazione perché è un set compatto e potente per le applicazioni forestali. L'accessorio in sé è piuttosto semplice. Ha un telaio robusto e resistente con un tamburo largo 2 metri, con 36 denti montati direttamente sul tamburo. E poi c'è lo sportello anteriore, un ottimo aiuto. Può essere chiuso, specialmente quando si effettuano operazioni di pacciamatura, in modo che il materiale non voli via. Avete anche questa barra che potete regolare in tre posizioni e vi aiuta a piegare gli alberi e i cespugli davanti all'accessorio. Per lavorare con questo accessorio, il kit di applicazione forestale è necessario. Contiene diverse protezioni aggiuntive sulla macchina. Protezione per gli attacchi rapidi, parabrezza anteriore speciale antiproiettili, protezione supplementare per le luci anteriori, protezione supplementare per il tetto, finestrini laterali in policarbonato e protezione per le luci posteriori. Quello che consiglio è di usare anche il Seal Kit. Il Seal Kit evita l'intrusione dei detriti nel vano motore. Su questa macchina abbiamo anche installato un kit di luci laterali LED per una migliore visibilità notturna. Quando si arriva sul posto di lavoro, si attiva l'alta portata ausiliare, aumentiamo i giri a massimo e con l'indice destro sul joystick destro si attiva la rotazione. Con il pollice sinistro si controlla lo sportello e per ora lo tengo aperto per il primo passaggio. Poi devo controllare il manometro sull'attacco. Devo tenerlo sotto i 200 bar, perché se vado oltre i 200 bar, rallenterà la rotazione e non sarà più efficiente. Quindi, se va oltre i 200 bar, basta rallentare o sollevare l'attrezzo e funzionerà di nuovo. Poi basta contenere l'attrezzo giù, mantenere una buona velocità e cominciare. Se si hanno alberi più grandi, come questi qui, si solleva l'attrezzo, si macina dall'alto e si continua. È meglio farlo gradualmente o a scatti. Quando arrivi alla fine, chiudi lo sportello. Questo mantiene il materiale all'interiore e vai lentamente all'indietro. Questo pacciamerà tutto il materiale fino a un risultato molto fine. E controlla di nuovo il manometro al di sotto dei 200 bar. Ora ho un pezzo di legno incastrato nel tamburo. Prima si ferma la rotazione del tamburo, poi forza il tamburo a rotolare indietro o in avanti, spingendolo a terra. Per pulire questo mucchio di rami,
avvio la rotazione del tamburo, apro completamente lo sportello anteriore e poi bisogna spingerlo. Quando si fa un mucchio più grande, si può macinare dall'alto. Quindi, con lo sportello aperto, lo spingo dentro e controllo il flusso, mantenendolo sotto i 200 bar. Quando si arriva a un mucchio come questo, si può macinare dall'alto. Guido leggermente all'indietro per spargere il materiale. Se il tamburo si è bloccato, sollevalo, riprendi i numeri di giri e si riparte. Pingere in avanti con lo sportello aperto. Quando c'è un mucchio, si prende dall'alto e si va all'indietro. Quando sono alla fine, metto giù l'attrezzo, chiudo lo sportello e via. Per rimuovere un ceppo, userò la combinazione di spingere verso il basso e guidarci sopra. Quindi passo sopra il ceppo, e lo spingo giù. E allo stesso tempo guido all'indietro. E il lavoro è fatto. È stato veloce.